Ad Acireale torna questa sera sabato 24 agosto Acini Divini, terza edizione di una degustazione di vino a cielo aperto incastonata nella prestigiosa cornice del barocco acese, Piazza Duomo, curata e presentata da Maria Grazia Barbagallo, delegata AIS Catania e vicepresidente AIS Sicilia, in ricordo di Salvo Di Bella, degustatore e sommelier AIS. Il terzo memorial Salvo Di Bella premierà la cantina capace di raccontare e comunicare con attrattiva i suoi vini, i suoi valori e la sua storia, e sarà il pubblico a sceglierla dopo la degustazione delle etichette più rappresentative di 11 cantine provenienti quest'anno da tutta la Sicilia e dalle isole Eolie. L'anno scorso invece il pubblico aveva premiato il vino più glamour e il vincitore era stato Duca Enrico 2019, prodotto per la prima volta nel 1984, simbolo dell'enologia italiana ed internazionale, primo nero d'Avola in purezza nella storia dei vini siciliani. Riproponiamo le interviste fatte lo scorso anno a Roberto Magnisi, direttore delle cantine Duca di Salaparuta, alla vicepresidente AIS Sicilia Maria Grazia Barbagallo e al delegato AIS Palermo Luigi Salvo, che come tanti che lo conoscevano si è emozionato ricordando Salvo Di Bella. Il vino tendenzialmente emoziona, però come dire, dopo 30 anni che parli di vino, assaggi vino, ti emoziona un po' più di meno, mentre stasera le emozioni sono state fortissime. Vuoi per la location, per la bellezza dell'evento, ma soprattutto perché si parla e si è parlato di Salvo Di Bella, un caro amico, una grande persona, il marito di Maria Grazia Barbagallo, la delegata dell'AIS Catania, un carissimo amico, e quindi quando si parla di lui le emozioni corrono tra i bicchieri, ma le emozioni più importanti sono state il ricordo di Salvo Di Bella. Acini Divini non vuole essere altro che portare qui ad Acireale anche il territorio del vino siciliano, quindi in questa città barocca, ma in questa piazza Duomo che merita tantissimo, fare un tasting pubblico con 150 posti a sedere è veramente qualcosa che Salvo Di Bella ha ideato alla prima edizione. Questa è la seconda edizione e ho ritenuto anche di dargli un premio, ecco, per giocare un po' e dare un premio a una cantina glamour. Il glamour dice tutto, non dice nulla, però è la sensazione che tu hai di un vino che a pelle ti dà tanto, e quindi è quello che noi oggi abbiamo fatto insieme alla delegazione AIS Catania, quindi con tutti i sommelier dell'AIS. Abbiamo organizzato faticosamente, perché organizzare una manifestazione del genere non è veramente difficile in una piazza, però ce l'abbiamo fatta. Quindi questo è il tributo a Salvo Di Bella, è il premio che noi veramente stiamo dando anche alla città di Acireale. Io ho avuto una sfortuna a non conoscerlo, ma ho avuto una fortuna sapere che la stima che riservava era la Duca di Salaparuta. E vedete, oggi siamo in una piazza incredibile che parla di barocco, e il barocco non è solo opulenza ma eleganza. Guardando le immagini di Salvo sullo schermo e il racconto di tutti quelli, i suoi amici, il Duca Enrico assomiglia tanto a Salvo, e Salvo probabilmente ritrovava in se stesso quella che era la creatività rivoluzionaria di un vino iconico. E ho sentito quella che è l'amicizia che contraddistingue, oltre l'amore ovviamente, ma il sentimento più grande era la felicità. Raccontavano di Salvo come festa, e non l'inizio della festa ma la festa in sé. Raccontavano della partecipazione quando raccontava un vino. Il progetto di un vino non nasce e non cresce solo in un calice ma nella condivisione, e la comunicazione era forse l'arte più grande di quest'uomo. A trovare 150 persone, 150 amici ad ascoltare, perché i vini si ascoltano, è una lettura così profonda dopo la mezzanotte in una Sicilia ancora accaldata di ottobre, non è che un'opportunità per tutti. Appuntamento allora stasera alle 20:30 in Piazza Duomo ad Acireale per l'evento organizzato da AIS Catania, che premierà la cantina maggiormente capace di raccontarsi.